I fantasmi! Ah, che paura! Le presenze paranormali mi spaventano tantissimo! Ci sono gli spiriti! Questo telecomando è stregato! Mi ha appena toccato! Io non ci credo che c'è ancora gente nel 2019 che crede ai fantasmi. Ma so che c'è gente, come i Pit, che fa video su YouTube sul paranormale, prendendosi pure sul serio. Cioè, a sto punto preferisco Anthony Di Francesco che si fa inseguire da una con la maschera di Scream e fa... Cioè, diventa tutta una farsa, ma almeno fa ridere. È grottesco, nel senso che è ridicolo, ma almeno fa parte della sfera del paranormale, ma sai che è fake, ti fa una risata. No, c'è gente che fa proprio i Ghostbusters, cioè, capito? I cacciatori di fantasmi. Ma che è sta cringiata, zì? Baggianate. Sono tutte baggianate. Il paranormale non esiste. Questa è la mia opinione, ok? Io non ho mai fatto un video direttamente contro di loro, perché il loro format mi annoia terribilmente. Video di 25 minuti dove svanno in un luogo abbandonato, sfruttandolo fino all'ultimo centesimo. Finalmente possiamo smascherarli su una loro serie lunghissima chiamata La Casa delle Bambole. Stasera siamo un po' tesi, perché inizia un'avventura davvero tosta, davvero tosta. Aprite bene le orecchie, perché la storia che vi racconteremo è davvero, davvero... Sì, dillo un'altra volta davvero, mi raccomando. Esperti di comunicazione dicono che se una persona ha davvero il bisogno, appunto, di dire sempre davvero, 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 probabilmente ti sta dicendo una fregnaccia. Davvero, 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 davvero. Cosa è successo? Ho ricevuto una mail da parte di una ragazza che mi segue, dove mi ha scritto: questa è la prova definitiva per smascherare Pit. Io quindi, incuriosito, subito vado ad aprire la mail e mi scrive ciò. Ciao Simone, spero che tu legga questo mio messaggio davvero molto importante per me. Ho una proposta di un video per te, sarebbe un video contro quelli di Pit. Ti spiego brevemente la situazione. Quest'estate questi simpaticoni hanno avuto l'idea di visitare di notte una casa abbandonata, che è una proprietà privata, quindi è illegale entrarci, in provincia di Cuneo, per poi postare i video online. Su questa casa sono state dette veramente delle cose, oltre che orribili, false. Ad esempio che ci fosse una bambina, come la definiscono loro, la paralizzata, uccisa dal padre che costruiva bambole. Pare che all'interno di questa casa vivesse un uomo la cui identità per ora è sconosciuta, perché anche guardando su internet non abbiamo trovato delle informazioni in merito. Non ci sono informazioni perché vi siete inventati tutto voi. Ma una cosa è certa, che questo uomo adorava le bambole. Adorava le bambole, tant'è che all'interno di questa abitazione lui le costruiva, produceva bambole e burattini probabilmente. Pare che questo uomo fosse diventato talmente ossessionato dalle bambole che costruiva che alcuni del paese affermano che addirittura queste bambole possedevano una specie di maledizione. Bene, passiamo al dunque. Devi sapere che in quella casa ci ha abitato mia nonna per più di 20 anni. L'ho informata di quanto accaduto ed è rimasta veramente indignata. I suoi genitori erano i custodi della casa e si occupavano di provvedere all'aspetto esteriore della casa, mentre i proprietari erano due fratelli, di cui uno faceva il chimico farmacista e l'altro era un colonnello dell'esercito. Non solo perché queste persone si stiano facendo soldi e fama raccontando bugie agli altri, ma anche perché questo luogo così caro a lei, beh, d'altronde è stata la sua casa d'infanzia, è stato diffamato in questo modo. La mail andava avanti, mi chiedeva appunto di fare giustizia su questa cosa e, cioè, a me ha fatto pure un po' sorridere questa cosa, cioè, nel senso, questi qua di Pit proliferano sui luoghi abbandonati. Avete presente Striscia la Notizia, che spesso fa servizi sui luoghi abbandonati in tutta Italia, no? Questi qua di Pit hanno trovato un modo per avere un format, cioè basta trovare un qualsiasi luogo abbandonato, ci sono miliardi di case abbandonate in tutta Italia, inventarsi una storia di fantasmi, la casa delle bambole, i fantasmi, così, andare lì dentro, fare finta che ci siano i fantasmi. Si è mosso una cosa nell'altra stanza, cosa sarà mai successo? Andiamo ad investigare. Sì, ci sta questo aggeggio che mi sono inventato io, che fa così e mi fa vedere le onde elettromagnetiche. Sì, c'è sicuramente una presenza in questa casa. Eccolo. Video su video. Chiamiamo pure Gianmarco Zagato per fare la collaborazione e fare un sacco di iscritti. Io l'ho sempre saputo che si inventassero tutto, ovviamente, per fare visual, no? Ma ovviamente non è che mi metto a dire questi quasi inventano le cose, eppure è palese. Questa è la chiamata che ho avuto con nonna Angela. Ciao. Ciao, posso lasciare il cellulare in orizzontale? Meglio se lo lasci in verticale. Va bene. Allora, mia nonna se era una... Ecco. Nonna? Nonna?
Grazie di aver risposto alla mia mail. No, figurati, cioè, io non ho mai fatto un video su di loro perché comunque, onestamente, nemmeno ce la faccio a guardare un loro video. Vi è arrivata mia nonna. Buonasera. Buonasera, piacere, sono Simone. Io sono Angela. Voi come avete fatto a riconoscere che era la casa vostra? Perché io in quella casa, adesso è una casa abbastanza abbandonata e vandalizzata. Quindi è un luogo un po' dove vanno tutti i giovani. Una volta a marzo, per curiosità, sono andata e comunque le scritte sul muro sono quelle. Puoi confrontare anche con il mio post su Instagram, cioè il luogo è quello. Ok, e comunque, cioè, pure Angela l'ha riconosciuto, immagino. Certo. Sì, come no, abbiamo 27 anni, so com'è, benissimo. Certo, è un bel po' di tempo. E si sono inventati tutto. Lei fa finta di essere toccata dal fantasma, o che parla con il fantasma, già questo faceva ridere negli sì, altri. Sì, la fantasia corre. C'è qualcuno che mi capisce, si può avvicinare a me, può venire qui in mezzo a noi? Che poi quelle bambole ce l'avranno messe loro. Era solo una casa per le vacanze estive. Ah, quindi lei non ha mai notato delle presenze paranormali? Ti posso assicurare che ho girato abbastanza tutti gli angoli e di bambole non ne ho viste. Loro comunque andavano, si giravano e c'era una bambola in ogni angolo della casa. Sì, sono apparse magicamente perché sono possedute. E poi no? In quella casa lì non ho mai visto neanche una bambola. Il signore che ci abitava non costruiva bambole. Lei è andata via quando si è sposata nel 72, giusto? Sì. Esatto. E però dopo di lei ci ha vissuto altra gente, giusto? C'erano i miei genitori. Ah, quindi c'è appunto gente che lei conosceva, appunto, i suoi genitori. I miei genitori sono andati a abitare lassù, facevano i custodi e curavano la campagna. Quindi non è possibile che loro abbiano trovato una lettera del 76. Una lettera del 76, firmata da Angelino. Ma neanche no. Col soldo non abbiamo mai visto niente. Se lo sono inventato. Non si potrebbe nemmeno entrare perché è ancora proprietà privata. Okay. Alcune persone che conosco sono state denunciate per essere centrate. Sì, ma adesso c'è un vandalismo tremendo. Ho visto, è ridotta, cioè, tutti i graffiti. Loro parlano di questa rampa, che c'è un gradino, all'entrata c'è una rampa. Loro dicono che questa rampa era stata messa per la bambina disabile. No. Abbiamo potuto notare anche da una specie di rampa che c'è all'ingresso della casa. Sì. Probabilmente serviva per la sua condizione fisica. No. In realtà era perché il vecchio proprietario era diabetico. Adesso non mi ricordo bene se è 4-5 anni che è morto. È recente comunque come cosa, l'abbandono. Dico, come sono venuti a conoscenza della casa abbandonata? Ma questi qua del video girano da queste parti. Noi siamo in provincia di Cuneo, 2 settimane fa c'era questa festa in paese e li hanno visti lì. Quindi secondo me questi qua o sono di queste zone o qualcuno li ha contattati apposta per dirgli di questa casa. Siamo stati tanti anni, non abbiamo mai sentito una cosa del genere. Tu, quando hai visto quel video, come ti sei sentita? Posso dire la verità? Sono vagamata. Sono proprio stupidate perché non ci credo. Una cosa che mi dispiace è proprio il vandalismo che c'è adesso, perché una cosa così non hai visto. Ma poi a quanto pare mi sembra, io non ho visto gli ultimi video perché ci sono più di 20 video in questa casa loro, e negli ultimi c'è anche Gianmarco Zagato. Vabbè, quindi ci hanno proprio fatto una serie per capitalizzarci il sì. più possibile. Esatto, se tu cerchi la casa delle bambole maledette, Pit su YouTube, escono 20 video più o meno. Tutti in questa casa? Sì, esatto. Vabbè, assurdo. Vabbè, io ho sempre saputo che si inventassero tutto, però ora che mi hai scritto tu e abbiamo anche una prova vera, cioè di una persona che effettivamente ha vissuto nelle case ormai abbandonate dove fanno video. Cioè loro praticamente trovano una casa abbandonata e si inventano tutto pur di continuare il loro show, insomma. Sì. Ci hanno detto che qui le bambole hanno un'influenza strana. Ragazzi, tutto è stato detto, cioè è scandaloso. Uno può anche dire, vabbè, finché vanno in case abbandonate, di cui non importa a nessuno, se sono proprietà privata, sì, non si potrebbe nemmeno fare, però sti cavoli alla fine. Però ho deciso di fare questo video perché ci sono rimasto male leggendo che appunto i sentimenti di una nonna, che alla fine potrebbe essere mia, vostra nonna, sono rimasti feriti per via di queste storie da due soldi inventate da questi qua, che devono comunque campare in qualche modo, no? Qui sta la tristezza, qui sta la decadenza. Dove si arriva pur di fare soldi su YouTube alla fine, inventarsi cose di sana pianta su cose che in realtà nemmeno esistono poi, ma questo tralasciamolo. E poi c'è gente che scrive: non è vero, io a 12 anni ho avuto un'esperienza paranormale, è successo questo, ho visto una faccia nello specchio. Ma per favore, non scrivete queste cose nei commenti che vi rendete solo ridicoli. Ma questa veramente è il mio punto di vista. E poi voi credete negli elfi, negli eoni, nei coboldi, nel fico sacro.
loro, credete in quello che volete, non sarò io di sicuro a venirvi a rompere scatole. Voi che ne pensate di questa faccenda? Fatemelo sapere con un commento. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, se ce ne sarà un prossimo. Non vuole che entriamo qua perché è l'unica porta con XXX. Sì. Beh, invece noi entriamo.